Siena, buongiorno Radio Siena TV, bentrovati a questa trasmissione mercoledì 26 di febbraio. Io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro spazio del mattino per approfondire le notizie che ci arrivano dall'Italia e dalla nostra città e regione, e siamo ancora in pieno sviluppo del caso coronavirus. Cambiata un po' la narrazione da ieri, in cui ci si è resi conto che parlare, tenere alta l'attenzione, i toni allarmistici fanno male al paese, fanno male alla psicologia delle persone, fanno male pure all'economia, e quindi insomma si torna un pochino nei ranghi. Certo è che insomma le notizie si susseguono e quindi vediamo di dare il quadro della situazione. Prima però vi ricordo il nostro numero di telefono, che è il 339 15 20 060, per partecipare alla trasmissione, se volete, con messaggi WhatsApp o anche messaggi vocali che noi useremo. Raccontateci le vostre esperienze anche con le notizie insomma di giornata. Dicevamo, innanzitutto panorama nazionale. Andiamo sui giornali nazionali, partendo dal Corriere della Sera, dove chiaramente tiene l'apertura appunto il caso coronavirus. Dice il Corriere della Sera: nuove misure per contenere il virus, chi è stato nelle regioni con malati deve avvisare l'ASL. Conte dice: scelte adeguate, è il momento dell'unità nazionale, fa riferimento alla polemica dei giorni scorsi con alcuni governatori delle regioni. E poi i numeri: le vittime arrivano a 11, ieri sera in tarda serata c'è stata l'11ª vittima in Veneto, gli infetti a 330, alcuni paesi chiudono le porte agli italiani. L'ENAC dice: controllate il vostro volo, se il vostro volo è confermato, perché appunto ieri uno dei temi all'ordine del giorno era proprio la reazione degli altri paesi. Alcuni dei paesi europei hanno deciso di chiudere i collegamenti con l'Italia, molti sconsigliano appunto di viaggiare verso l'Italia, e questo è un tema importante insomma su cui anche ieri il Presidente del Consiglio è tornato, tanto da chiedere appunto un abbassamento dei toni, tanto da chiedere, ci dice anche La Repubblica, alla RAI di abbassare i toni, di abbassare la comunicazione. Stamani scrive La Repubblica che Di Maio, ministro degli esteri, come sappiamo, sta preparando un piano anti-fake news sull'Italia, perché comunque in questi giorni l'Italia era proprio il primo titolo anche sui giornali internazionali, dal Guardian alle Figaro al Wall Street Journal. Tornando invece sui quotidiani casa nostra, tornando sulla Repubblica, La Repubblica fa un ragionamento proprio su questo e titola: effetto virus, Italia no grazie. Crolla il turismo, 40% di disdette alberghiere, rinviato il salone del mobile a Milano, a rischio lo 0,4% del PIL e 60.000 occupati. Da Londra a Parigi fino a Madrid il mondo ci isola, Conte: siamo un paese sicuro, Bruxelles promette sostegno finanziario. E poi sotto: il governo dà la linea alle regioni, quarantena per chi esce dalle zone rosse. Ieri c'è stata questa riunione in videoconferenza del Premier Conte con tutti i governatori di regione, e tiene banco anche la scelta della regione Marche, che, come probabilmente avete saputo, ha scelto di produrre un'ordinanza per la chiusura delle scuole, nonostante nelle Marche non ci siano ancora casi confermati e nonostante appunto il Presidente Conte avesse detto che la chiusura delle scuole era limitata soltanto alle cosiddette zone rosse. Le Marche hanno fatto comunque questa ordinanza. Il governatore della regione Marche si è detto deciso insomma ad andare avanti, perché secondo lui è quello che serve. Ci sono dei casi in Emilia Romagna a pochissimi chilometri dal confine con le Marche, e il governo ha già detto che impugnerà questo documento della regione. Quindi chiaramente c'è tensione, c'era stata nei giorni scorsi con il governatore della Lombardia Fontana, e Conte cerca di accentrare
le decisioni, di dare linee guida che valgano per tutti, poi qualche regione si muove in autonomia e insomma c'è un po' di confusione probabilmente nella gestione di questa emergenza, e c'è, come dicevamo, la consapevolezza insomma che magari non l'aspetto sanitario ma l'aspetto dell'impatto economico potrebbe essere davvero davvero quello violento e drammatico, e quindi bisogna capire come fare a gestirlo anche nella comunicazione. E queste sono, diciamo, le principali notizie. Ricordiamo che ieri è stata la giornata in cui si sono positivizzati anche due casi in Toscana, uno a Firenze e uno a Pescia. Sono due persone rientrate dalle zone rosse, uno, quello di Firenze, un imprenditore che era tornato da Singapore, mentre a Pescia c'è un informatico che era stato a Codogno per lavoro. Entrambi si sono comportati in modo, diciamo, seguendo i protocolli, e quindi sembrano sotto controllo, tanto da non essere considerati dei focolai ma dei veri e propri casi isolati. Ed è per questo che ieri Rossi, nella riunione con i sindaci della Toscana, ha detto: non è un'emergenza, non c'è bisogno di misure straordinarie. Quindi ricordiamo, scuole aperte in Toscana e ancora nessuna direttiva straordinaria. Ma il punto sulla Toscana lo facciamo subito dopo la pubblicità con i miei ospiti. Ci fermiamo un attimo e torniamo. Buongiorno Siena, bentornati ancora in diretta in questo mercoledì 26 di febbraio. Facevamo appunto il punto sulla regione Toscana. Come dicevamo ieri, due i casi confermati. Ieri mattina avevamo dato anche in diretta l'annuncio del primo caso fiorentino, e appunto in giornata sono stati confermati due, quello di Firenze e quello di Pescia. Come abbiamo detto, ieri si sono susseguite le riunioni, la più importante è quella nel pomeriggio fra tutti i sindaci della regione toscana convocati dall'ANCI a Firenze insieme al presidente Rossi e all'assessore alla sanità Saccardi, e per fare appunto il punto sulla situazione. Allora, nel frattempo noi siamo per fare il punto proprio su quello che accade in Toscana e su come Firenze si sta muovendo, siamo in collegamento. C'è un momento di confusione perché entra il mio ospite che è arrivato in diretta, eccola qua, buongiorno Susanna Guarino, che sono passata dietro, eccola qua, buongiorno. Ben trovata. In questa città ci sono dei ritmi stranissimi. Non solo si va tutti al supermercato, ma ci si muove tutti la mattina con la macchina anche e quindi c'è il perché pause. Forse i mezzi pubblici sono pericolosi, ecco. Quindi ho trovato di tutto. Non ti preoccupare, buongiorno, ben arrivata, e ben arrivato anche in collegamento telefonico, perché si è aperto tutto insieme, il nostro Giovanni Ciappelli, che è collegato da Radio Toscana. Buongiorno. Buongiorno Giulia, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti. Eccolo. A Firenze non ci si muove più in tranvia, però in compenso si va tutti al supermercato, come se al supermercato mettersi in mille tutti insieme non fosse un problema. Però la tranvia non la usa più nessuno. Ecco, ma no, in realtà no, via, vabbè. No, dai. Allora, Giovanni Ciappelli da Radio Toscana, lo abbiamo sentito, insomma, perché per fare il punto appunto su quello che è successo. Dicevamo, ieri riunione dei sindaci con Rossi e Saccardi, l'uscita definitiva da questa riunione è: non ci sono emergenze, questi due casi sono stati sostanzialmente presi e isolati, quindi non c'è motivo per chiudere le scuole, non c'è motivo per fare misure straordinarie, giusto Giovanni? Sì, più che altro il tema è: in Toscana non è riscontrato un focolaio e quindi non sono necessari al momento provvedimenti di emergenza. Attenzione alta, monitoraggio, questo naturalmente è dato per scontato, così come confermato del resto nella teleconferenza che le regioni hanno avuto ieri mattina con il Premier Conte, con il capo della Protezione Civile Borrelli, e questo è il messaggio che è stato poi appunto passato ai sindaci della Toscana ieri. Dopo questa riunione, tra l'altro, l'assessore Saccardi ha riferito sulla situazione in Consiglio regionale. Ieri c'era la seduta d'aula, i lavori sono stati praticamente ribaltati proprio per dare spazio a questa lunghissima comunicazione. Sui due casi di Pescia e Firenze, a cui facevi riferimento anche in precedenza, c'è da attendere ancora la validazione dei tamponi positivi
da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. È probabilmente un passaggio formale, perché parlavamo anche con altri colleghi che si sono occupati della questione, non ci sono mai stati, almeno in questi casi di queste settimane, non ci sono state smentite, per così dire, i tamponi che sono stati portati a esaminare, i tamponi positivi sono sempre stati confermati. Quindi nessun errore di laboratorio, insomma. Esatto, si attende insomma la conferma ufficiale, come da procedura. Ricordiamo, lo Spallanzani a Roma è il centro di riferimento e l'Istituto Superiore di Sanità è l'autorità sanitaria che gestisce appunto queste situazioni. C'è un tema legato all'imprenditore di 63 anni che è stato identificato a Firenze, il caso sospetto positivo di Firenze. L'uomo era tornato da un viaggio a Singapore, quindi in Oriente, l'uomo però era tornato il 6 di gennaio, esatto, indicativamente un mese e mezzo fa. È un tempo che non giustificherebbe un contagio avvenuto laggiù, perché ci spiegano gli esperti, i tempi di incubazione sarebbero troppo lunghi. Questo virus, a quel che si è capito, insomma, ha un'incubazione da quando si contrae a quando si manifestano i sintomi molto più breve, di un mese e mezzo. Il tema è quindi capire chi sia anche su questa situazione il cosiddetto paziente zero, certo, cioè da chi ha ricevuto il contagio, in tutta probabilità in Italia, quindi non nel suo viaggio all'estero, mentre il caso del tecnico informatico di Pescia pare essere molto più chiaro. Era per lavoro a Codogno la scorsa settimana per una serie di incontri di lavoro e una volta rientrato venerdì scorso, sapendo della situazione, si è posto in autoisolamento, ha allertato le autorità sanitarie come da procedura, quindi è rimasto a casa, ha contattato il medico, la ASL che ha iniziato il monitoraggio continuo della persona. Lunedì, nel momento in cui si è registrato un picco febbrile abbastanza alto, è scattata una procedura ulteriore, è stata inviata un'ambulanza e l'uomo è stato portato in sicurezza, in isolamento all'ospedale di Pistoia con un monitoraggio, diciamo, direttamente nella struttura sanitaria. Ecco che questa persona ha seguito proprio tutta la procedura con grande senso civico, molto più di tanti altri che sono andati in giro per l'Italia a portare... È stato a lavorare nella sua azienda prima di avere questo scrupolo di coscienza, e questo, ecco, diciamolo, quindi avrà incontrato anche lui. Pare ci sia un caso a Pisa di una persona che sotto, diciamo così, semplice monitoraggio e isolamento perché ha avuto dei contatti con questa persona ritornata dalla zona focolaio. Senti, è un comunicato arrivato dal comune di Pisa in serata ieri. Situazione Firenze, pronto soccorso di Santa Maria Nuova, dove invece l'uomo fiorentino si era presentato e che è stato chiuso per essere, diciamo, bonificato. Da dove vi sto parlando, tra l'altro. Ecco. Ieri alla nostra redazione sono arrivate richieste di delucidazioni da parte di alcuni ascoltatori che chiedevano: ma è vero che hanno isolato Santa Maria Nuova? No, non sono arrivati i list di Parma che hanno imbuttato tutto nel Domopac. Semplicemente, come è successo anche in altri ospedali toscani in queste ultime ore, è stata installata una tenda all'ingresso del pronto soccorso. Questo perché viene utilizzata da, in termine tecnico, pre-triage, ce l'abbiamo anche alle scorte. Ma noi non abbiamo la tenda, esatto. Però noi abbiamo il casottino di lamiera, un container. Okay. Molto più elegante. No, qui c'è una tenda militare, diciamo, da ospedale da campo. È un pre-triage, ovvero se ci sono dei casi sospetti, prima di metterli in sala d'attesa al pronto soccorso, dove si potrebbe diffondere ulteriormente, vengono valutati prima. Chiaro, lo diceva anche ieri l'assessore Saccardi, se uno si è fatto male a un piede è inutile che passi di lì, vada direttamente al pronto soccorso, non è da valutare. Invece da noi c'è tutti passano, da noi passano tutti, dice solo male a un piede, e allora però dal casottino dobbiamo passare tutti, sì. E Giovanni, oggi cosa? Ecco qua, intanto vediamo la foto per chi ci segue in TV, proprio della tenda montata davanti a Santa Maria Nuova. E oggi quali sono gli appuntamenti in regione su questo? Si attende ulteriormente, appunto, come dicevamo, il responso dell'Istituto Superiore di Sanità. C'è una task force istituita dalla regione ormai alcune settimane fa, che è praticamente attiva, diciamo, H24, perché, come veniva spiegato ieri, sono provvedimenti che si fanno sulla situazione presente, certo, al momento. È chiaro,
come si evolva la situazione, verranno effettuate, verranno messi in campo nuovi provvedimenti, nuove misure. La situazione è sostanzialmente di attesa, proprio per capire come si dovrà progredire anche a livello, diciamo, burocratico. Si ritorna a quello che dicevamo in precedenza: al momento non c'è una situazione che giustifichi procedure di emergenza in Toscana. Su questo ci sono state polemiche in Italia, certo. Per esempio il governatore delle Marche. Sì, ne parlavo prima di collegarmi con te. Perché al confine con l'Emilia c'è un caso sospetto, e quindi anche ad Ascoli Piceno, a sud, si chiudono le scuole, frizioni, regioni, governo, eccetera, eccetera. La questione è appunto legata alla semplice attesa. Non c'è un passaggio burocratico predefinito, proprio per tutte queste situazioni. Va registrato il fatto che questa è una situazione a margine, si stanno annullando tutta una serie di eventi, certo, appuntamenti, anche conferenze stampa. Banalmente. Molto banalmente, giusto per darvi una notizia, martedì prossimo al Mandela Forum a Firenze doveva arrivare la tournée dei Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti a Sanremo. Il concerto è stato annullato e rinviato alla data da destinarsi. È difficile fare anche il cartellone degli eventi. Perché non si sa mai cosa può succedere. Cioè, un evento è fissato, ma non è detto che sia confermato. Ecco. Ok, grazie Giovanni, buon lavoro a te, ci risentiremo nei prossimi giorni. Sei la nostra porta sul nostro presidio fiorentino, per cui insomma di nuovo torneremo da te a disturbarti. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro anche a te. Grazie a te, buon lavoro, ciao. Grazie a Giovanni Ciappelli da Radio Toscana. Susanna, ben trovata, come dicevamo prima. Insomma, questo è il punto, che è quello che si riflette poi anche a Siena. Anche a Siena, ieri, in questo incontro con la stampa del sindaco, del direttore delle SCOT, del rettore dell'università, insomma, tutti insieme sostanzialmente dicono la stessa cosa: non ci sono le condizioni dell'emergenza. In tutta Italia dicono questa cosa: unità, è la prima volta che si va così che l'unità si trova così. Sì, poi litigano fra tutti, ma insomma. Sai che dall'inizio da quando si è iniziato a parlare di coronavirus sono un po' scettica su tutta questa cosa e gestione, non polemica, scettica su alcune cose. Ritengo che sia inutile porre delle limitazioni, delle chiusure totali, una volta che i casi ci sono, perché quando i casi ci sono, ormai ci sono, e quelli si propagano. Allora se teniamo le persone più ferme magari non si propagano. Sì, ma dopo che sono già arrivati? Cioè, noi chiudiamo le stalle come al solito dopo che vuoi. Non sono andati tutti. Se uno volesse fare della prevenzione, ci sarebbe da dire: fermiamo il mondo per 10 giorni, 14 giorni, e poi vedete che stanno. Questo è impossibile. Ecco, questo è impossibile. Ma come è impossibile, secondo me, anche la cosa successiva? Cioè, più che impossibile, inutile. Cioè, è inutile chiudere le scuole quando si verificano 7 casi. 7 casi avranno incontrato nei 14 giorni precedenti 1000 persone a testa e hanno già forse portato il virus, trasmesso il virus a queste 17.000 persone, che a loro volta, essendo molto molto facile e trasmetterlo, avranno fatto in maniera però non si può nemmeno chiudere tutto in via preventiva. No, non si può chiudere tutto in via preventiva, inutile chiudere tutto dopo. Io ritengo soltanto che ci sia da affrontare una influenza sconosciuta, un po' più aggressiva e diciamo a cui non siamo ancora pronti, insomma, con un tasso di gravità, non diciamo di mortalità, ma anche di gravità, perché le persone vengono portate in terapia intensiva, certo. Superiore a quello a cui siamo abituati. Quindi concentriamoci sul avere posti letto, avere medici disponibili, avere la terapia, perché nessuno mi ha ancora detto la terapia. Per ora è quella, si usano i farmaci che si usano per le altre influenze. Si prende la tachipirina? Definito. Cioè, se hai la tachipirina,
cioè, andiamo invece che a fare le scorte di mascherine che nessuno poi usa, e che sono completamente inutili, diciamo. È la cosa che mi ha ieri ci ho fatto un post, perché ho detto: me lo spiegate, finite le mascherine da settimane. Cosa non c'è? Ho visto una mascherina indossata se non dai cinesi, che indossano sempre. Esatto. Quindi che cosa ci facciamo? Pensiamo che sia preventivo avercela in borsa? Perché se fa prevenzione, allora mettiamola in borsa come il santino di San Tommaso. Cioè, non ce l'ho, è la mascherina. Ecco, c'ho la mochina. Ma la mochina è un'altra questione. Mi è stata fornita da tempo in concomitanza praticamente con l'arrivo di un nipote. Ecco, e quindi tu avere nipote, tu lavare male con tutto con la mochina. E questo quindi, è un'altra faccenda. Extra coronavirus, io la mochina ce l'ho. Okay. Non mi borseggiate, ce l'ho in borsa. Anche perché ora la Però, mochina è difficile. Però se mi dicono che poi io devo stare in casa e devo curare con la tachipirina, solo cercando di abbassarla in attesa che passi, come è successo anche per la SARS, molti sì, se molto. La sono curati così, chi certo. sorpresa. Allora io mi compro la tachipirina. Ci fermiamo un attimo, vediamo un po' i consigli per l'appunto per gli acquisti, non sulla tachipirina, e poi torniamo con Susanna Guarino, Corriere di Siena. Buongiorno Siena, bentornati in diretta con me Susanna Guarino. E la polemica Susanna Guarino. No, ma io lo sai che qui ognuno può dire ciò che vuole, in questo è uno spazio di libertà. E invece, per tornare appunto, chiudere il cerchio e tornare a casa nostra, insomma, ieri c'è stato questo presidio, insomma questo incontro con sì. i giornalisti, proprio parlavamo di questo pre-triage davanti al pronto soccorso, questo casettino. Perché c'era già per prima, esatto. Perché adesso mettono le tende, Siena si è mossa subito già la settimana scorsa, quando è stato illustrato tutto il percorso che era previsto per eventuali sospetti casi. Ha voluto essere presente anche il sindaco e l'assessore alla sanità Francesca Polloni, anche per far vedere che veramente si lavora in unione di intenti. C'è una novità, ecco, questa va detta di novità, che sarà possibile l'accesso ai familiari ricoverati esatto. da una persona sola. C'è un contingentamento, diciamo, dei esatto, visitatori, solo esatto. uno cioè, per ogni paziente. Non si può andare a trovare la nonna in sette. Esatto. E questo è già attivo, gli operatori sanitari sì. hanno già questa indicazione, ce l'ha detto ieri il direttore Gusino. E poi c'è l'ipotesi di mettere a brevissimo anche un checkpoint al Checkpoint Charlie, come a Berlino all'ingresso, dove vengono in qualche modo filtrati. C'è la febbre, perché tanto ormai la febbre si fa così, si guarda anche ai visitatori, perché ricordiamocelo sempre, ma questo non soltanto quando c'è il coronavirus, che andare a trovare un malato all'ospedale non stando bene, siamo degli untori, untori, perché chi è all'ospedale rischia di ammazzare qualcuno davvero. Immunitarie molto basse sempre, e quindi andare a trovarlo penso gli faccia più piacere se si sta a casa in quel caso. Assolutamente. E questo sarà evitato. Inoltre gli studenti di medicina non potranno esatto. frequentare i reparti per sicurezza. Per qualche giorno. E io penso che si sia fatto quello che si doveva fare. Poi penso che in alcune cose si sia fatto di più. Ecco, ditemi, la partita del Siena, della Robur, che senso ha non farla effettuare? È quello, credo, che però sia una scelta della Lega, no? Esatto. Che cioè a livello nazionale, esatto, non delle società. Sì. Quindi Siena ha agito così, ha continuato a portare avanti quelle che sono le attività, perché bisogna andare avanti. Poi si ferma il calcio e si lasciano aperti, allora ti dico a livello generale, si lasciano aperti gli outlet. Ah sì, giustamente, certo. giustamente, perché devono lavorare, però se pensate che tutti quelli che dovevano andare a
alla partita di calcio si sta che optino per una domenica in un posto, cioè, la gente non sta a casa. Cioè, ma era un po' la polemica che c'era l'altro giorno a Milano, dove dicevano abbiamo chiuso i teatri e i cinema ma abbiamo tenuto aperta la metropolitana, e che sarà più affollata e più sporca e più batterica di un teatro, no? E ma comunque purtroppo io ritengo che bisogna cercare di evitare situazioni di affollamento non giustificato, ma bisogna anche evitare una psicosi. Assolutamente. Esagerata. E ora ne parliamo. Volevo solo ritornare a dire che, come ha ricordato il governatore Rossi ieri, come diceva Susanna anche prima, cioè per fare la famosa prevenzione, quindi cercare di capire prima quello che sta succedendo, è obbligatorio per chi proviene dalle zone rosse di Cina, Lombardia e Veneto, ovvero la provincia di Wuhan e poi il Lodigiano e tutti, diciamo, quei comuni che sono in isolamento, manifestarsi al numero dell'ASL, messo a disposizione dell'ASL. Bisogna chiamare e dire io sono rientrato da 3 giorni da questa zona, spiegare qual è la propria eventuale sintomatologia, cioè bisogna segnalare i propri spostamenti proprio per accorgersi prima di quello che però io dico. Dico solo per diritto di cronaca che Rossi ieri ha detto che chi non lo fa è comunque perseguibile penalmente come chi lascia le zone in quarantena. Punto. Allora, ci sono delle manifestazioni a cui, anche recenti, l'ultramarathon è stata una di queste. Come facciamo ad essere sicuri che noi dichiariamo se andiamo a... Chi è venuto qua? E chi è venuto qua? Non lo so. Cioè c'è un muro, c'è un... non c'è questo controllo. Viviamo sereni perché non possiamo prevedere. Assolutamente, viviamo sereni. Ieri c'è stato addirittura all'ordine degli psicologi della Toscana che ha detto datevi una calmata perché questo panico vi sta facendo peggio del coronavirus. Sì, ma io credo che la gente... Allora, chi è che è andato al supermercato? Non ci sono andati tanto quelli che uno si poteva aspettare, dice, gli anziani che hanno vissuto la guerra e che sapevano quando c'era la carta. Non erano tanto quelli, erano quelli più giovani. Da quello che ho visto, da foto di carrelli, di file, me ne hanno mandate una marea, era tutta gente che non ha vissuto quelle tragedie. C'è quasi la voglia di far parte di una cosa mondiale, grandissima. Ci sono anch'io, ho vissuto la mia tragedia mondiale e quindi in che modo devo partecipare? Non ho la tessera del pane e quindi che cosa faccio? Me la invento andando al supermercato e comprando la farina che non userò mai perché non so fare nemmeno il pane. Anche io, non è inutile, compri la farina, il pane da sola non me lo saprei mai fare. Un aspetto interessante che anche tu porti oggi sul giornale e che è appunto cominciare a fare i conti con i risultati di questa epidemia, certo, è proprio l'analisi di quello che può succedere in termini di cancellazioni negli alberghi, mancato export, blocco dei visitatori, eccetera. Noi abbiamo fatto un servizio che è quello proprio sul turismo, che è andato in onda ieri sera nel TG di Siena TV. Lo guardiamo e poi ne parliamo con Susanna. Ci dobbiamo aspettare un 2020 molto complesso, perché per una stagione, un'ampia parte di questa stagione, il dato attuale, la situazione attuale porterà a una forte riconsiderazione dei flussi, perché indicazioni che intere nazioni a livello europeo, ma anche a livello internazionale, pensiamo dagli Stati Uniti, alla stessa, diciamo, difficoltà ormai a interagire con il sud-est asiatico, che per noi era un flusso turistico ormai è diventato il primario interesse nel settore turismo, che avrà riflessi molto particolari. Lo stesso discorso vale per l'attività manifatturiera. Ci sono ormai interi comparti che hanno problemi di grandissimo livello, pensiamo alle tantissime aziende che lavorano con l'estero naturalmente. Dobbiamo tirare le fila di una maggiore capacità interna per far sopravvivere un sistema di imprese turistiche che difficilmente sopporterebbe
una stagione completamente negativa, sia per quanto riguarda le esportazioni che le ricadute sulla perdita probabilmente di flussi turistici. Dobbiamo anche mettere in conto le gravi difficoltà a cui dovranno, ad esempio, tanto per fare un esempio, trovarsi ad affrontare le imprese del manifatturiero, che ovviamente, essendo ormai un sistema globale, a quello a cui ovviamente il riferimento di fornitore non è più legato a un territorio ristretto, ma ormai si ragiona in termini mondiali, avere difficoltà di approvvigionamento anche di materiali o addirittura componenti che fanno riferimento ovviamente ad altri paesi, che in questo momento, ad esempio la Cina, hanno delle grandi difficoltà a produrre e a consegnare. Vorrei ricordare che noi esportiamo in Cina sì 313 miliardi di euro, ma importiamo 31 miliardi di euro, quindi è ovvio che molti di questi 31 miliardi sono componenti che vanno poi a far parte di prodotti finiti che evidentemente, se dovessero cessare, non potranno più essere completati. Ecco qua, queste erano le parole. Abbiamo sentito prima Piero Pii, presidente del Centro Sperimentale del Mobile e Arredamento, e poi Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena. Tu oggi ne sul giornale Nannizzi, esatto, parli anche di Confesercenti, sì. E la paura è proprio questa, è no? È questa, anche perché la percezione all'estero, ricordiamoci che è totale, cioè se succede una cosa gravissima, ma come facciamo noi? Se succede in Francia una cosa gravissima, tutta la Francia è un pericolo, perché si globalizza. E quindi l'Italia è diventata questo, cioè dall'estero dicono Italia no. Ci hanno detto addirittura che sono stati rinviati, cancellati, lo faranno non so dove, anche diversi matrimoni di stranieri. Figurati. Cioè uno organizza un matrimonio, dall'estero ci mettono, se qui per fare un matrimonio uno ci mette un anno, dall'estero ce ne mettono uno e mezzo. E devi far venire tutti, i voli, cioè, alberghi, sì, per organizzare tutto, quindi portare. Pensiamo che un matrimonio di stranieri è stato, ne parlavamo nel giornale, nel Corriere di Siena la scorsa settimana, frutta al territorio 60.000 euro. Sì, più o meno. Un matrimonio, fra tutto l'indotto e gli ospiti. Quindi ne sono stati cancellati diversi. Questo dimostra la paura che c'è per tutta l'Italia, non si va a vedere che in Toscana, a Siena, certo, non c'è niente. L'Italia è Italia. Quindi l'Italia croce sopra per un bel po' e ce ne vorrà perché poi rientri nel giro. Se si stima un 15% in meno di arrivi da Cina, Lombardia, Veneto, e questi sono quelli dati soltanto dove ci sono i focolai e quindi non arriveranno, ma poi mettiamoci tutti quelli che non arriveranno perché in Italia non si va. Danno d'immagine, diciamo, tra virgolette. Io già ho parlato con operatori del turismo che sono molto preoccupati, sì, perché questa cosa si protrarrà per mesi, forse è compromessa tutta quanta la stagione. Lì bisognerà davvero inventarsi qualcosa, mettere a sistema le intelligenze per poi dare una mano, no, al territorio e agli albergatori, ma a tutto il territorio, per combattere questo. Io spero che venga fatto un'informazione complessiva, globale, a livello di brand Toscana, a livello di brand Italia. Assolutamente. Perché non è soltanto, cioè c'è un caso a Palermo, quindi voglio dire, si unisce tutta l'Italia in questo, certo. E sarà necessario questa unità di intenti di cui si parla adesso per gestire l'emergenza, sarà necessario prolungarla per gestire il dopo emergenza. Poi quando è il dopo emergenza? Questa è la grande domanda a cui non abbiamo risposta. Questa influenza non è stagionale, cioè il coronavirus non è stagionale. Quindi, ce l'hanno detto tutti gli esperti, certo, che abbiamo sentito, quindi può rallentare, però
continuerà fino a che un vaccino non sarà trovato e finché il vaccino più naturale di tutti, i nostri organismi, non svilupperanno. Telegrafica, ultimissimo flash, perché in questo tutto questo caos c'è una notizia che in realtà sul turismo sarebbe molto interessante. Ieri è andata all'asta Villa Patrizia, dopo tante aste deserte l'hanno acquistata. Sì, è stata acquistata. Tanti rilanci, perché dopo tante aste deserte c'erano due che si facevano la guerra. È andata, quindi è andata a 1.090.000 euro e se l'ha aggiudicata una società di imprenditori romana, ma della quale fa parte anche un senese. Siamo tutti molto curiosi di sapere chi è il senese che ha voluto investire su questo. C'era un avvocato che rappresentava un mediatore, insomma, rappresentava tutta la società e che non ha voluto fornire nulla sulle generalità, anche perché ci sono 3 giorni per perfezionare l'acquisto. Però ha detto che resterà un albergo. La buona notizia che resterà un albergo. E quello che così abbiamo saputo che hanno speso 1.000.000 di euro, ma ne serviranno almeno altrettanti per ristrutturare la villa. Questi sono quelli previsti. Tempi di riavvio dell'attività sperano prima possibile, perché devono, cioè, loro vogliono fare reddito, certo, e quindi vogliono rientrare il più possibile. Prolungare lavori significherebbe non mettere a reddito l'investimento fatto. E questo è un bene, quando si recuperano questi edifici così importanti, insomma, ne sono felice. Scusa, proprio ti prendo una. Ma ci sono 19 strutture alberghiere all'asta, 18 adesso che è stata venduta Villa Isabella in tutta la provincia. Villa Patrizia. Villa Patrizia. C'è anche Villa Isabella. Villa Isabella sta bene, niente, cioè è in vendita, proprietario, però ecco, tutt'altra cosa, scusate. Villa Patrizia, 19 strutture alberghiere, alcune 12 milioni la Suvera. Vabbè. Ecco. Quello che ha un momento, la crisi vera è su questo settore. Eh beh, certo. Ecco. Assolutamente, grazie Susanna Guarino, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata, sarà lunga giornata anche oggi. Da oggi il Corriere di Siena ha anche 2 pagine di regione che non sono solo per il coronavirus, continueranno anche in vista delle regionali. Abbiamo di fronte dei mesi stupendi, grazie Susanna, buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Noi ci fermiamo e torniamo tra poco. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Cambiamo pagina, lasciamoci alle spalle il coronavirus e cambiamo pagina, alleggeriamo un po' questa nostra trasmissione raccontando un progetto molto interessante che arriva dalla nostra provincia e in particolare da Radicondoli. Siamo collegati al telefono con il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, ben trovato. Abbiamo chiamato il sindaco di Radicondoli perché questo comune ha fatto ha pensato un'iniziativa davvero particolare e credo unica, se non sbaglio, ovvero dei bandi chiamati per cittadini e famiglie in cui si danno dei contributi comunali per acquistare la prima casa o per chi risiede a Radicondoli ma fa il pendolare per lavoro e lavora fuori, e quindi gli diamo dei contributi sugli spostamenti. Questa è banalizzata, in realtà dietro c'è l'idea di far crescere questo territorio e cercare di arginare un po' la fuga, no? da questi territori più lontani dai principali centri, vero sindaco? Allora, intanto contesto la parola fuga, scusate la determinazione, perché siamo un piccolo paese, sicuramente uno dei più piccoli della Toscana in termini di residenti, ma stiamo convivendo, come tutti i paesi della Valdezza, della provincia di Siena e della Toscana, con un problema demografico di riduzione. Questo è un dato oggettivo e è un riflesso della diminuzione del numero dei nati rispetto ai deceduti. Ciò nonostante, quindi non facciamo differenza rispetto agli altri paesi, la differenza la fa il numero di partenza, perché noi purtroppo siamo un comune ormai relegato al di sotto dei 1.000 abitanti da più di 10 anni e quindi dobbiamo combattere, tra virgolette, il rischio dello spopolamento e della riduzione dei nati, soprattutto per evitare di perdere quei servizi essenziali. E da qui nasce il progetto Radicondoli, un progetto che
si basa essenzialmente su un fattore fondamentale, che è una peculiarità del nostro comune, quello di avere risorse finanziarie estremamente consistenti, che derivano dalle royalties della geotermia e derivano anche da una sorta di, e non vuole essere un apprezzamento negativo rispetto a chi mi ha preceduto, una fase di inerzia che l'amministrazione comunale e come le radio condole ha avuto negli ultimi anni. Avete le casse piene, insomma. Abbiamo le casse piene e quindi le vogliamo utilizzare al meglio in questa azione che è volta a garantire agli abitanti di Radio Condoli uno stato di privilegio rispetto a chi vive in altri paesi e andare a intercettare nuovi residenti che possano consentire di aumentare il numero dei bambini a scuola, di migliorare i servizi in generale, quindi di poter ambire a essere non solo un luogo che si ripopola, ma anche un paese dove si vive bene e si va a vivere per scelta e non solo per bisogno o per necessità. Anche per chi cerca, e l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, ne parlavamo, perché in realtà lei mi contesta il termine fuga, ma io lo uso, c'è anche dalle città, cioè sempre più spesso in realtà le persone cercano di spostarsi dalle città per andare verso i borghi più piccoli, verso la campagna, c'è un ritorno anche alla terra da un punto di vista di lavoro, no? Quindi insomma questi poli di attrazione possono funzionare da questo punto di se vista. Se vogliamo contestualizzare la realtà di Radio Condoli in tre parole, senza rubare troppo tempo alla trasmissione, direi che intanto è un comune che fa del paesaggio, dell'ambiente, delle peculiarità enormi, incredibili. Certo. Abbiamo una risorsa importante che è la geotermia e che tra l'altro non impatta, contrariamente ad altri comuni della geotermica, con quello che è l'aspetto ambientale e l'aspetto paesaggistico. Abbiamo due borghi molto belli, ben conservati, che andremo a migliorare con interventi importanti a livello di opere pubbliche, e abbiamo la risorsa geotermia affiancata ad esempio alla risorsa calore, che a tutt'oggi, dopo più di 30 anni di sviluppo geotermico a livello di consorzio di sviluppo delle aree, tutto sommato non ha avuto il ritorno di un utilizzo del calore, che è il residuo, diciamo, della lavorazione dell'aspetto geotermico, e che viene a tutt'oggi disperso. Quindi io conto molto anche su questo aspetto, sto pensando alle terre, sto pensando a tutta una serie di attività che fanno del calore e quindi una risorsa fondamentale. E poi l'ambiente e il paesaggio significa turismo. Io certo. Guardo con interesse al vicino paese di Casoledezza, e negli ultimi 20 anni ha avuto uno sviluppo da questo punto di vista encomiabile e estremamente interessante. Io credo che Radio Condoli abbia tutte queste caratteristiche e le può spendere. Non siamo poi più di tanto distanti dai centri o dai servizi, perché Colle Valdezza, io è più di 30 anni che faccio avanti e indietro, perché lo studio a Colle Valdezza, e sono 25-26 minuti di macchina a 27 km di distanza. Certo. Quindi talvolta è più una distanza psicologica, una distanza effettiva. Mm-hmm. Tornando ai bandi nel tecnico, no? Ci sono due bandi. Uno, parliamo intanto del primo, la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa, che prevede un contributo che può coprire il 25% del valore dell'immobile fino a un massimo di 20.000 euro. Giusto. Esatto, allora tra l'altro è una iniziativa che non è nuova a questa amministrazione. La novità sta nel fatto che l'abbiamo supportata e la stiamo supportando da un aspetto divulgativo che è importante, la stiamo supportando come le altre iniziative dei bandi anche con il coinvolgimento della banca che opera sul territorio per concedere delle condizioni finanziarie migliorative. L'aspetto sostanziale, l'amministrazione comunale ha messo momentaneamente a disposizione un contributo di 100.000 euro volto a favorire l'acquisto della prima casa ai giovani che abitano a Radio Condoli, ma anche e soprattutto alle famiglie che possono essere attratte a Radio Condoli da tutte le peculiarità che dicevo prima e interessate a fare un progetto di vita, avendo dal comune un contributo importante, perché 20.000 euro per comprare una casa che mediamente a Radio Condoli può costare dai 100 ai 150.000 euro, forse anche meno, può essere veramente uno sprono importante. Però non ci fermiamo solo qui, forse l'aspetto prima casa è quello più, diciamo, che crea più enfasi, no? Ma a fianco a questo abbiamo intanto, per quanto riguarda la casa, bandi per il recupero delle facciate, sì, nei centri storici, e questo è anche un indirizzo che l'amministrazione comunale vuole dare, un segno di riqualificazione dei borghi che già sono molto belli così come sono. Poi c'è l'aspetto
che non è un bando ma è una sostanza di fatto della, di aver finito finalmente i lavori del teleriscaldamento, l'amministrazione è riuscita a chiudere quei lavori che ormai erano in corso da molti anni e che e ha messo a disposizione a partire dal 15 di ottobre a tutti i cittadini che risiedono a Radicondoli questa grossa risorsa del teleriscaldamento. Lei considera che un'abitazione di 100 metri quadri da qui in poi sia per l'acqua sanitaria che per il riscaldamento della casa in un anno andrà a spendere qualcosa come 500-600 euro all'anno, certo. Quindi si offre un contributo indiretto a una famiglia che decide di vivere a Radicondoli piuttosto che abbatte le proprie spese. Poi abbiamo, parlando sempre di famiglie, è un aspetto importantissimo al quale siamo particolarmente interessati a porre la massima attenzione, abbiamo il bando su pendolari, un bando di due anni che riguarda il 2020 e il 2021, quindi diamo anche certezza a chi vive a Radicondoli o a chi vuol vivere a Radicondoli di poter utilizzare strumenti di incentivo. In pratica tutti i pendolari che si spostano verso la Valdelsa piuttosto che verso Siena o altri comuni limitrofi o anche più distante, la possibilità di avere un contributo pari all'80% delle spese sostenute fino a un massimo dell'abbonamento ai servizi pubblici. Quindi, tanto per parlare di soldi, chi va con le Valdezza e anche con la propria auto in fondo all'anno riceverà un contributo di circa 700-800 euro commisurati ai chilometri esatti che andrà a rendicontare, che per una famiglia penso e presuppongo sia un elemento di importante di incentivo. Accanto a questo c'è ad esempio un asilo nido, un servizio molto capillare che ha parte da un costo massimo di 200 euro al mese diretta e che poi per il quale peraltro le famiglie possono godere anche di dei contributi regionali che abbattono ulteriormente l'importo. Anche questo è un elemento che sommato alla pendolarità, al teleriscaldamento, al fatto dell'opportunità per un eventuale acquisto della prima casa fa la differenza, perché nell'economia di una famiglia pensare di risparmiare 3.000-4.000 euro all'anno, certo, credo che possa veramente fare la differenza al mondo di oggi. E voi avete questo plafond che garantisce, diciamo, sicuramente il 2020, su alcune cose anche il 2021, giusto? Esatto. Quindi l'aspetto lavoro è un altro cavallo di battaglia di questa amministrazione, perché lavoro significa andare a pensare a progetti importanti. Ho parlato di calore e su questo aspetto mi sto muovendo a livelli importanti, cercando anche la collaborazione del Consorzio per lo sviluppo geotermico della Regione Toscana, però creare posti di lavoro o incentivare la creazione di posti di lavoro significa anche pensare nella politica dei piccoli numeri, e qui da qui derivano i bandi sull'aspetto aziende, attività economiche. Il primo bando è con un contributo disponibile di 100.000 euro rivolto a chiunque apre una nuova attività economica nel comune di Radicondoli, anche se non vi risiede, quindi può essere attività commerciale, artigianale, agricola, piuttosto che turistica o ricettiva, piuttosto che professionale. Diamo un contributo del 50% sulle spese di start-up, quindi sugli investimenti o sulla riqualificazione professionale del soggetto, con un massimo di 8.000 euro, e anche questo è un intervento significativo. In buona sostanza io auspico che perlomeno da qui a un anno e mezzo ci siano perlomeno 10 nuove attività che significano sostanzialmente 10 posti di lavoro, che in un numero di residenti pari a 920 significa una percentuale decisamente importante. Certo, e significa soprattutto quello che dicevamo all'inizio, quindi la rivitalizzazione o comunque la vitalizzazione di un territorio che cresce da una parte con i residenti e dall'altra anche con le nuove attività. Sì, è un'attenzione però anche molto attenta e particolare ai residenti, cioè alle persone che già vivono a Radicondoli, certo, e fanno attività economica. Tanto è vero che i bandi, le chiamo sul lavoro, le voglio definire bandi sul lavoro, sono rivolti, almeno quelli del 2019 utilizzabili nel 2020, sono rivolte in primo luogo alle attività commerciali presenti sul centro storico, che purtroppo negli ultimi 3 anni hanno subito disagi per il fatto dei lavori impegnativi del teleriscaldamento, certo, che hanno comportato la devastazione delle strade, che ora peraltro sono tornate belle e quindi danno lustro alla bellezza dei nostri borghi, del nostro borgo. E quindi per queste attività un contributo con fondi disponibili di 50.000 euro, con un contributo sui disagi, quindi sulle spese sostenute negli ultimi 3 anni, con un massimo di 4.000 euro. L'altro contributo, sempre individuando le attività che in questo momento rappresentano la maggiore fragilità in attesa di un rilancio del Paese,
è proprio rivolto sempre alle attività commerciali, cioè chi ha le botteghe presenti, sì, su tutto il territorio, alle quali nella politica di uno sviluppo e di un rilancio diamo un contributo pari al 50% degli investimenti fatti, eseguiti nell'anno 2020, con un massimo di 4.000 euro. Quindi, ovviamente, insomma, abbiamo in bilancio altre risorse già disponibili e stiamo pensando a nuovi bandi rivolti sia alle attività produttive, e faremo dei bandi sempre per il rilancio, quindi volti a sostenere nuovi investimenti per l'attività sia del settore turistico ricettivo e per le attività artigianali, e poi un'attenzione di nuovo molto particolare a casa e famiglie. Per quanto riguarda la casa, se noi abbiamo, siccome abbiamo la volontà di intercettare, di andare attrarre nuovi residenti, se è interessante e incentivante proporre un contributo di 20.000 euro per l'acquisto della prima casa, credo che sia indispensabile creare presupposti per favorire soprattutto le giovani famiglie o i giovani in generale che vogliono risiedere a Radicondoli per trovare una casa in affitto. Da questo punto di vista stiamo predisponendo, a breve usciremo, un bando che andrà a incentivare con un contributo probabilmente del 50% per i primi 2-3 anni sul canone di locazione, e andremo anche a stimolare i proprietari delle abitazioni affinché credano nello sviluppo, quindi mettono a disposizione le loro abitazioni, attualmente magari sono vuote, sono libere o sono tenute come, certo, seconda casa, favorendo che cosa? Favorendo il ripristino degli impianti, quindi pensando ai contributi in questo senso, e quindi dando l'opportunità al mercato e quindi di avere veramente a disposizione abitazioni nei centri storici, perché noi vogliamo creare a Radicondoli, vogliamo creare a Radicondoli e a Belforte luoghi di vitalità, cioè dove si viva dentro il paese e si viva le bellezze dei paesi, altrimenti rischiamo di fare tanti dormitori, e in provincia di Siena ce ne sono già troppi. Quindi, insomma, chi fosse interessato a quell'area ha a disposizione questi bandi, va sul sito del comune, chiede informazioni in comune, e insomma ci sono le possibilità sia per lavorare che per risiedere. Noi siamo in chiusura, grazie sindaco, grazie al sindaco di Radicondoli. Grazie a tutti a Radicondoli. Verremo a trovarvi, grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie al sindaco di Radicondoli. Pubblicità, siamo in ritardissimo. Buongiorno Siena, siamo in chiusura della nostra trasmissione, grazie al sindaco di Radicondoli Francesco Guargualini, che ci ha raccontato come un comune anche piccolo, ma che ha lavorato bene e che ha soldi a disposizione, possa creare delle prospettive per i giovani e le famiglie che vogliono stare lì e lavorare lì. Insomma, tutte le informazioni sono sul sito del comune di Radicondoli. Prima di chiudere vi do l'ultima notizia che troviamo sui giornali di oggi, una notizia che riguarda il Monte dei Paschi. Ieri il consiglio di amministrazione che ha approvato i conti e che ha convocato, come già sapevamo, l'assemblea dei soci per il 6 di aprile, giorno in cui si dovrà approvare il bilancio del 2019, ma soprattutto si dovranno eleggere e nominare il nuovo management, il nuovo consiglio d'amministrazione, presidente, amministratore e delegato. Sappiamo che Marco Morelli, amministratore delegato, non ha dato la disponibilità a continuare il proprio mandato. Ieri ha fatto una conference call collegato con i suoi dipendenti, con i dipendenti del Monte dei Paschi, dove sostanzialmente ha salutato e ringraziato tutti i dipendenti per il grande lavoro fatto in questi 3 anni, ringraziamenti insomma a tutti quanti, ha detto: al momento non ho altri piani professionali, ma quello che abbiamo fatto è stato un lavoro di squadra, in pochi pensavano che avremmo rimesso in piedi la banca, ma lo abbiamo fatto tutti insieme. Questo è il saluto di Morelli ai dipendenti. Sull'altro fronte, sempre Monte dei Paschi, è da segnalare la fine della questione dei lavoratori di Fruendo, ricorderete quelli che erano stati esternalizzati a Fruendo, che avevano fatto ricorso, che hanno vinto e che tornano nel gruppo. Quindi il Monte riassume 453 lavoratori che erano passati a Fruendo e che invece tornano all'interno del Monte dei Paschi. Adesso, come sappiamo, c'è da pensare al nuovo management con l'assemblea dei soci il 6 di aprile, e prima bisognerà capire chi sarà indicato dal tesoro per andare a gestire questa fase del Monte dei Paschi. Noi siamo davvero in chiusura, ci ritroviamo domani come sempre con Buongiorno Siena. Io ringrazio Samuele Piras in regia, dopo di me c'è Sofia come ogni mattina, e noi ci vediamo domani alle 8 con Buongiorno Siena. Buona giornata.